Rieccoci in studio per gli aggiornamenti delle news del Corriere di Sciacca.it. I comuni di Menfi, Montevago, Santa Margherita e Sambuca rischiano l'emergenza rifiuti. La discarica di Trapani, cui fanno riferimento per il conferimento dell'indifferenziata, ha comunicato alla SRR Agrigento Ovest che dal prossimo mese non potrà più far riferimento all'impianto della ditta Catanzaro di Siculiana per l'abbancamento dei rifiuti residuali e di conseguenza non accetterà più la spazzatura proveniente dai quattro comuni. A sollevare la nuova emergenza è stato Vito Marsala, presidente della società di regolamentazione dei rifiuti, che ha chiesto al Dipartimento regionale Acque e Rifiuti di trovare una soluzione. Insieme alla rappresentanza amministrativa dei comuni interessati, Marsala si è autoconvocato presso la sede del Dipartimento regionale il prossimo 27 ottobre. La Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Palermo, ha eseguito la confisca di beni a carico dell'imprenditore agrigentino Davide Schembri, attivo nel settore dei giochi e delle scommesse. Sono stati confiscati 500.000 euro per esercizio abusivo di gioco e scommesse e truffa aggravata. Gli approfondimenti della DIA hanno consentito di dimostrare, oltre al profilo criminale dell'imprenditore, la sproporzione tra i redditi dichiarati e il consistente patrimonio accumulato nel tempo e a lui riconducibile. Sei nuovi direttori di unità operative complesse negli ospedali della provincia di Agrigento in quanto vincitori di concorso. Hanno sottoscritto il contratto di 5 anni e saranno quindi a pieno titolo primari e non più facenti funzione. Oltre che di Michele Barbera, dell'urologia di Sciacca di cui abbiamo parlato ieri, ci sono Giuseppe Tolumello, nominato primario dell'unità di ortopedia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, Luciano Sutera Sardo e Salvatore Montalto, neoprimari, rispettivamente dei reparti di cardiologia di Canicattì e di Licata, Giuseppe Rotondo per malattie infettive a Ribera e Leonardo Giordano, nuovo direttore del modulo dipartimentale AG2 Sciacca Ribera Bivona. Domani alle 17 ci sarà la prima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita Belice. Il sindaco Gaspare Viola ha dato la delega di presidente al consigliere comunale Deborah Ciaccio. Direttore scientifico dell'istituzione è Bernardo Campo, che ha già ricoperto in passato il ruolo di presidente del Parco della Valle dei Templi ed è attualmente commissario straordinario di Taormina Arte. Carica di coordinatore a Matteo Raimondi, di direttore amministrativo ad Antonella Pernice. Nel CDA l'ex assessore regionale Sandro Pappalardo, Tiziana Lamarca, Gabriella Vicari, Salvatore Bavetta e Francesca Licata. L'artista sambucese Lorenzo Maniscalco ha partecipato con le sue opere alla 18ª edizione della Giornata del Contemporaneo, un'iniziativa di promozione dell'arte contemporanea curata dall'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Per celebrare questa giornata, Maniscalco ha creato l'opera dal titolo Meravigliosamente, donata al Parco Urbano d'Arte di Lentini. Anche il padel in campo nel mese dedicato alla campagna di prevenzione promossa ogni anno ad ottobre dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Padel for Lilt è la denominazione di torneo di beneficenza promosso dal Comitato Provinciale ASI, guidato da Mario Cucchiara, che prenderà il via sabato prossimo 15 ottobre. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Coinvolgerà 4 città dell'Agrigentino e si concluderà al Pirrera Padel Center di Sciacca domenica 23 ottobre. Per il momento è tutto, io mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.